Ciao a tutti, oggi sono qua all'ultimo giorno di Mare di Libri insieme a due ospiti molto speciali, ovvero Tono Pettinato e Dario Mozza. Speciali nel senso che siamo tipo ritardati. No. Vabbè, prego, prego. Scusa, non volevo interrompere. No, assolutamente. È capitato che qualche mio iscritto mi chiedesse chi sono Dario Mozza e Tono Pettinato. Domanda legittima questa. Volete presentarvi in due parole? Facciamo che io presento te e te presenti me. Ok. Ce la fai? Io fingo di essere te? No, io introduco te e te introduci me. Nel senso... Allora, Dario è un eminente youtuber che dedica i suoi video alla divulgazione del fumetto in tutte le sue forme, specialmente in quelle nipponiche. In tempi recenti abbiamo fatto un fumetto assieme su Freddie Mercury, Champions. Esattamente, perché Rizzoli gli aveva chiesto un progetto, lui è tuttora ferratissimo su Freddie Mercury e ha scoperto che anch'io ero stato un fan dei Queen in anni di liceo, quindi è scattata questa collaborazione. Siamo stati assieme in Giappone per me per la prima volta, per lui la 13ª volta, sì, lo credo, più o meno, lo so, uguale. Esatto, è praticamente un cittadino tokiense acquisito. Come mai Buongiorno che ha avuto la cittadinanza italiana ad onore? Esatto. Ok. Fanno la statua accanto a Chico, la bara d'oro quando muoio, queste cose. Sì. E, no, è bello perché abbiamo due caratteri esattamente come si può notare in questo minuto di intervista. Esatto. E quindi questo viaggio in Giappone che abbiamo fatto verrà raccontato da un fumetto in uscita fra un bel po', perché abbiamo fatto tonnellate e tonnellate di foto e di appunti e quindi ci divertiremo a fare questa cosa. Ok, invece Tono Pettinato è un fumettista pisano, molto attaccato alla sua città, molto attaccato alle sue origini. E io lo definisco un fumettista sia pop che punk, quindi pop punk, che non sono quei gruppacci che ci sono ora in giro, ma che ha le sue radici sia nel pop che nel punk, e quindi riesce ad amalgamarle bene nel fumetto. Il Green Day del... No, non il Green Day. E comunque io prima di, questo lo dico sempre, prima di essere autore, collega, amico, eccetera, ero ammiratore, fan del suo follower, come si dice adesso, del suo lavoro, quindi prendevo i suoi fumetti, leggevo, eccetera, tutto quello che faceva, e l'ho sempre ammirato. Quando appunto la Rizzoli mi ha chiamato per fare un libro, il solito libro sullo youtuber, ho detto di no e ho preferito fare un fumetto, anche perché io prima che succedesse sta cosa di YouTube studiavo a Firenze per fare fumetto, quindi ho chiamato Tuono perché spaccava e secondo me era la persona più perfetta per fare We Are The Champions, e lui si è mostrato subito entusiasta. Ha uno stile molto minimale, sintetico, che secondo me tra l'altro è al massimo del suo sintetismo in questo momento, quindi al massimo della sua bellezza, e stiamo facendo sto fumetto sul Giappone perché fondamentalmente è nato a caso questa cosa qui, nel senso eravamo a casa sua, mi pare, questa cosa ancora non l'abbiamo ben capita, a parlare non si sa bene di cosa. A un certo punto fa, boh, sarebbe bello fare il secondo fumetto tipo travel log in Giappone, però chissà cosa verrebbe fuori, e lui l'aveva presa a battuta. In realtà appena esco di casa sua chiamo Simone di Rizzoli e chiedo: oh Simone, ce li date Vaini per fare i soldi per fare un viaggio in Giappone e faccio un fumetto? Guarda, sì, l'idea, noi te lo pubblichiamo, però non abbiamo soldi per mandarvi tutti e due in Giappone. Allora ho chiamato l'agenzia di viaggi per cui lavoro e mi sono fatto finanziare, produrre, sponsorizzare. Esatto. Questo fumetto infatti apparirà ovunque nel fumetto, e abbiamo fatto questo viaggio in Giappone, e ora a Lucca 2018 uscirà questo Big in Japan. Tra l'altro la cosa del viaggio, se posso... Vai. Inconsapevolmente l'avevamo già fatta con Freddie Mercury, perché sì. Il fumetto che abbiamo fatto è in parte, diciamo, la parte centrale un po' sulla vita di Freddie Mercury, però chi racconta questa storia siamo io e lui, sì, che chiacchieriamo come due nerd fan, sì, e a un certo punto comincia un viaggio,
E ho visto che le dinamiche di viaggio erano un po' le stesse, con io che mi lamento e te mi dici no, siamo quasi arrivati, tranquillo. C'era già una previsione del futuro? Assolutamente sì. Sì, perché lui diciamo è molto ansioso. Sì. Io assolutamente no, ma proprio all'opposto. Forse sono troppo estremo, nel senso che io posso perdere anche 20 treni e non mi preoccupo. Come è successo oggi? Ho perso il treno, vabbè, prendiamo un altro 200 e arriviamo a Rio. È diventata un'avventura praticamente. E sì, secondo me è quella la forza. A noi ci unisce una cosa, ecco, su questo siamo veramente in linea, nel senso che tutti e due, a tutti e due piace fare fumetto divulgativo, nel senso quello che ha fatto lui con Garibaldi, con Colpicino, con Enigma, con la scienza, con Comics and Science, sono tutte cose che ha fatto per divulgare un determinato argomento, che sia la storia di Garibaldi, che sia la storia di Alan Turing, che sia la storia appunto, e ci teniamo a divulgare un messaggio che poi può arrivare al lettore ed essere collezionato da esso, quindi questo è quello che vogliamo fare. Con We Are the Champions l'abbiamo fatto in maniera leggera, non abbiamo ovviamente l'autorità di un saggio, di un saggista, però abbiamo avuto l'autorità di due fumettisti che hanno voluto raccontare quello. Anche Big in Japan sarà questo, sarà una non guida perché è fatta comunque da due balordi, siamo due balordi, madonna santa, sono due balordi che scrivono questa non guida sul Giappone, però ci tengono a dare la loro idea da interni, esterni, mezzi interni, mezzi esterni del Giappone, della società giapponese. Infatti c'è, cercheremo di parlare di tutto. Aneddoto che ci volete raccontare, perché appunto era la prima volta. Poi ce n'è di vento. Perché poi vogliamo leggere il fumetto, ovviamente. Sì, sì, sì. Visto che era la tua prima volta, no, in Giappone, c'è qualcosa magari che ti ha sorpreso? Erano veramente tantissime le cose. Perché a un certo punto abbiamo cominciato a notare che sono delle contraddizioni fortissime. In un ristorante buonissimo, tra l'altro, fumavano come dei turchi. Per strada c'era un separé per separare i fumatori dai non fumatori all'aria aperta, ed era un continuo di cose di questo genere, veramente, specialmente Tokyo, che per me è sembrato veramente un flipper enorme. E ci ha colpito molto l'uso delle mascotte, questo ci piaceva tantissimo. E non troviamo casi simili in altre nazioni, mi sembra, di utilizzo così, forse in Francia, invasivo, ma invasivo così no, così non esiste da nessun'altra parte. Ma sono mascotte carine anche quelli lì per... Ma in Francia usano più che altro, sai, Spirou, Tintin, i soliti Asterix, okay. No, lì proprio li inventano ex novo, un'altra cosa, sì. Sì. Lì c'è la mascotte della polizia. Pippo Kun. Pippo Kun. Una cosa bellissima. Sì. Ma e noi infatti abbiamo fatto una sezione dove lui reinterpreterà graficamente tutte le mascotte che ci sono piaciute di più. Esatto. Sì. Rillakuma, sia mascotte prese in licenza per creare prodotti, per esempio lì ci sono i cerotti di Hello Kitty, o anche, no, non si può dire, questa, i vibratori di Hello Kitty, eccetera, ma oppure ci sono utensili sessuali, sì. Però ci sono anche mascotte create ex novo per rappresentare qualcosa, Pippo Kun, appunto la polizia, e addirittura ogni prefettura del Giappone, che sono l'equivalente delle nostre regioni per farti capire, hanno una mascotte. E a volte queste mascotte escono dalla regione per diventare importanti a livello nazionale, come Kumamon, che è questo orso nero con gli occhi un po' a rettile e le gote rosse, che era ovunque. Capito, sì. È ovunque. E poi ci piacerà, insomma, parleremo sicuramente anche delle mascotte storiche, tipo Atom, Norakuro. Esatto. Che allo stesso tempo il fumetto è una cosa veneratissima. Non se ne vergogna, quello, stai tranquillo. No, esatto. Anzi, c'era questo giochino che noi entravamo nei taxi, dicevamo che eravamo dei mangaka, come effettivamente siamo, e così impazzivano di gioia, una cosa che qui non succederebbe mai. Gabbo. A proposito di questo, no? Come vedete voi il fumetto in Italia? Allora, per quello che abbiamo occasione di vedere noi visitando i festival, andando alle presentazioni, seguendo un po' qual è la vita dei fumetti italiani, l'idea è che, diciamo, l'impressione è che ci sia una produzione vastissima, anche di grandissima qualità. Poi forse anche un po' complice il fatto che, non dico che è una cosa underground, ma quasi, forse crea anche una libertà maggiore nel poter veramente disegnare qualsiasi cosa. E il risvolto di questa cosa qui è che per avere visibilità il fumetto deve mascherarsi da una cosa letteraria, andare ai festival, esatto, importanti, questa cosa qui. A tal proposito, secondo voi
c'è ancora un po' di pregiudizio nei confronti del fumetto, che è una cosa un po' più o per ragazzi o per nerd, cioè viene ancora un po' preso poco sul serio? Allora, sì, allora questa cosa qui sì, c'è, ma come penso ci sia, no è che penso, come c'è in Giappone, come c'è in Francia. Qua è un po' diverso perché purtroppo diciamo che la nostra storia del fumetto è stata molto particolare e ha avuto delle fasi ascendenti e discendenti. Per esempio negli anni 70 il fumetto italiano era preso molto seriamente perché venivano fatti dei fumetti satirici e critici molto pesanti che andavano anche nelle cronache, vedi Il Male, vedi Cannibale, Frigidaire, insomma c'era qualsiasi tipo di cosa. Perché facevano questi articoli finti che sembravano veri come Tognazzi capo delle BR e creava scompiglio questa cosa. Quando uscì fuori Dylan Dog negli anni 80 ci fu un vero moto popolare intorno a questo personaggio. Ora, come ha detto giustamente Andrea, c'è una vastissima scelta, l'edicola di adesso è molto più vasta rispetto all'edicola di Mimà, che aveva solo i fumetti della Corno, dei supereroi, Thor, eccetera, e poi c'aveva il solito Tex, insomma, i Bonelli. Mamma mia, non leggeva i fumetti della Corno, però. Sì, sì, sì. Leggeva Thor e Fantastici 4, se non erro. Già Spider-Man era troppo da fricchettone. E quindi adesso, sì, anche con i nuovi fenomeni, Zero Calcare, anche Gipi, che è riuscito ad andare ovunque, ma anche lo stesso Recchioni, che... vi piaccia o non vi piaccia, con la sua persona, personaggio, è riuscito a far diventare il curatore di una serie una figura che esce dall'editoria e che dialoga col pubblico e a volte si scontra col pubblico, è diventato un personaggio pop. Zero Calcare ne parliamo, cioè è sempre da Fazio, è nei servizi del TG, cioè, c'è una nuova riconsiderazione del fumetto, però secondo me, infatti ci fanno anche gli applausi per questo. Secondo me quello che bisogna fare adesso è cercare di sfruttare questo momento per andare sempre più su e non bisogna fare lo sbaglio di dimenticarcene, perché sennò ritorniamo un'altra volta giù e dobbiamo aspettare un'altra botta. Ecco, io direi di procedere così. E stanno venendo fuori un sacco di realtà, Mamma Aiuto come realtà indipendente, che adesso è diventata realtà editoriale, non più indipendente perché la Shocktom l'ha acquisita. Ci sono tantissimi casi di tici. Bonelli è stata riuscita a svecchiarsi un pochino, sì, nuovo ciclo di Martin Mister, nuovo Dylan Dog. Esatto. Ora sta riproponendo in edicola addirittura le storie di Tex che venivano fatte sul libretto, come il totem misterioso, insomma sta cercando di fare nuove, addirittura con le carte da gioco dentro, cioè quel gadget, Topolino ne parliamo, qua, da quando l'ha acquisito Panini, iniziative editoriali una dopo l'altra, insomma c'è un nuovo boom. C'è tanta scelta, il pubblico deve essere indirizzato e sono contento che magari al posto di un romanzo, senza togliere nulla ai romanzi, adesso si piglino una bella graphic novel di Gipi, perché no, di Zero Calcare e tutto il resto, perché La Terra dei Figli secondo me ha la valenza di un romanzo altissimo, anzi forse qualcosa di più, questo senza dubbio. Spesso quando parlo con delle persone che si stanno avvicinando adesso al fumetto, che prima magari erano abituati a leggere solo romanzi, c'è spesso un po' il pregiudizio nel fumetto per quanto riguarda i disegni e i colori. Io ho tantissime persone che conosco che sono un po' resti a comprare un fumetto se non è a colori o se non ha dei disegni belli, al di là della storia. Sì, qualcuno l'ho incontrata anch'io di queste. Come potremmo fare per, diciamo, cancellare un po' questo pregiudizio? Perché comunque ci sono tante storie belle con anche dei disegni semplici. Io faccio una piccola provocazione, poi lascio Andrea che è quello buono. Io non farei niente, nel senso che faccio un esempio con il cinema. Il cinema negli anni 70, anche 60 in Italia, era fiorentissimo e veniva copiato da tutto il mondo perché semplicemente non si seguiva necessariamente sempre il gusto del pubblico, ma i produttori avevano voglia di rischiare, magari producendo anche dei flop, tipo Dune. De Laurentiis ha prodotto Dune, che è stato un flop tremendo. E non si ascoltava il pubblico, ma erano i registi a vedere il mondo fuori e poi a riportarlo nei propri film, e quindi il pubblico veniva educato perché i film popolari erano quelli che uscivano al cinema senza l'imposizione del gusto del pubblico. Ora c'è un po' la tendenza di seguire per forza il gusto del pubblico, quindi io direi di non assecondarlo. Se il pubblico ha voglia del fumetto a colori perché sennò non lo compra, io non lo ascolterei, perché io autore devo fare un'opera a colori perché me lo dice il pubblico? Certo.
devo decidere io se usare il colore o meno. Per esempio, Pierre Nostre, Pierre de Champ, ci sono delle parti in bianco e nero e delle parti a colori. Non è perché l'abbiamo fatto perché siamo cioè abbiamo un disturbo ossessivo compulsivo, ma perché delle parti meritavano i colori, cioè le parti nostre più pop e cazzone, e porta un'altra volta la parolaccia, e poi c'erano le parti della vita di Freddie Mercury che ci tornava meglio metterle in bianco e nero. Assecondando, come dici te, il gusto del pubblico, magari avremmo dovuto fare tutto a colori o tutto in bianco e nero. Non va bene, il pubblico va educato, e per educarlo deve cercare di capire le scelte dell'autore e sì, non imporsi. Sì, probabilmente uno scoglio che può esserci, lo vedo anche su me stesso come lettore, è che magari apro un libro, il tratto non mi può essere bellissimo, ma magari non mi conquista al momento, e io mi perdo una storia potenzialmente bellissima solo per una questione di primo impatto con il libro. Quindi forse un po' anche il comunicare, insomma, il valore di questi libri, come mai uno dovrebbe affrontare questi libri qui, anche se a un primo impatto non li convincono, insomma. Ma non so, ti faccio un esempio lampante. Filosa, io l'ho detto sempre anche a Andrea, non mi piace il suo stile di disegno, lo ammetto, lo dico tranquillamente, perché non è nelle mie corde, no? Preferisco altro. Però porca miseria, scrive come si deve, e quando leggo una roba di Filosa sono contento, perché è, per esempio, il suo travelog giapponese, hai sentito come sono riuscito a stricarmi? È meraviglioso, è bello, è molto onirico, cerca di fondere il surreale al concreto, è una cosa che è metaforico in tantissimi punti. Poi chiede tantissimo gli stili di altri fumettisti. Sì, Gekiga, cerca di farti anche imparare delle cose, cioè, perché non mi piace il suo stile, magari mi sarei perso un mondo, no? E invece non bisogna andare. Poi magari, tra l'altro, andando oltre questa cosa qui, apprezzando come scrivi, poi riesci anche a capire di più perché usa quello stile per le sue storie. Quindi, e infatti Filosa lo capisco molto di più da quando ho iniziato a leggere le sue storie. Sì, quello che penso anche io, piccola parentesi, è infatti superare magari questi ostacoli, perché magari all'interno della storia riesci a capire perché i colori ci sono o non ci sono. Esatto, no? sì. Perché alcune cose sono state disegnate... Sì. Ma anche quando Gipi diceva no, disegno male, e secondo me non disegnava malissimo, però erano disegni molto diversi rispetto alla Terra dei Figli, erano disegni più buttati lì, quasi abbozzati, no? Con quegli acquerelli. Quasi sgraziato, però in realtà con tutta una sua solidità, insomma. Ma scherzi, molti lo criticarono per questo, ma a criticarlo così ti perdi una storia incredibile, perché Gipi sa scrivere, è inevitabile, sa anche disegnare per me, quindi... Poi è anche difficile cambiarla questa cosa, nel senso che l'autore poi si forma su quello stile lì, diventa un po' un'impronta digitale sua. Cioè io non direi mai, per esempio, ritornando su Filosa, di disegnare in un'altra maniera, perché quello è il suo stile, perché è giusto che sia funzionale a quello che deve raccontare lui. Perché a Tony chiederesti, no, me lo può fare un po' più realistico. Cosa dici? Cioè, è come chiede a Schultz di disegnare... Le cose in prospettiva. Come Caravaggio, sì, le cose in prospettiva, i cubi, le cose... Quindi sì, cioè sì, ma magari può come Bevilacqua, che ha raccontato in conferenza che si era trovato in difficoltà a disegnare determinate cose perché ha visto che gli mancavano proprio delle basi, là si è messo a ristudiare. È vero. E questa cosa è ammirevole, anche lui prima o poi su Big in Japan probabilmente accadrà con gli sfondi che deve fare eccetera, a un certo punto scoprirà che gli manca qualcosa e io lo massacrerò finché non viene fuori, come la tavola, la splash page di Freddie Mercury le tavole giapponesi, racconta pure che allora, lei è interessata. A un certo punto dovevamo fare questa scena del primo tour giapponese dei Queen, lui mi dice vabbè fai una cosa tipo manga, io già ero smarrito da questa cosa qui. Mi ha mandato una serie di riferimenti, guarda c'è questo fumetto, quest'altro, e torna da un dei suoi tour, vede... Beh, in una conferenza, mi ricordo dove, vabbè, comunque... Okay, ti arrivano le mie tavole, sì, forse. Sì. Ed ma le vedo di persona. Di persona erano le cose che più lontane possibili dal manga. Sembra il fumetto fatto da un alieno, praticamente, con dei rombi, con prismi, okay, cose scusami strane. Se ti interrompo un attimo, certo. Tu hai mai letto manga, mi sembra di sto cominciando. Sto cominciando ora, ok. Perché praticamente lo sto obbligando. Che non avevi per causa mobbing sto cominciando a leggere. E quindi i prismi.
abbiamo capito che insomma quello era, questo, era il manga degli alieni, abbiamo cercato di fare un'altra versione e lì allora non so se saprei riprodurlo, però sicuramente adesso ho degli strumenti in più per sì, a un certo punto io ho detto guarda Tono, copia queste tavole, falle così uguali, falle così, e l'ha fatta così, infatti è venuto bene, ma ecco l'avevamo iniziato già a inchiostrare, esatto. E ha imparato delle cose, secondo me infatti quelle due pagine sono due delle pagine più belle di Baldicente. Però l'altra cosa bella, io quando devo fare Garibaldi devo disegnare un sacco di cavalli. Ah, sì. Ma questo non lo so fare, come faccio? E invece ti scontri con la cosa che poi li devi disegnare 100 volte e la soddisfazione di aver acquisito nel... La skill. Esatto, capito, una cosa del genere. Sì, ok, mi piacerebbe chiedervi se c'è stato un fumetto o un libro nella vostra infanzia che vi è rimasto particolarmente impresso o che vi ha aiutato nella vostra crescita o nella vostra formazione. Eh sì, sì. Allora, per me sono i Peanuts sicuramente. Come i Peanuts? Peanuts. Ah, i Peanuts. Tant'è che tuttora continuo a disegnare i cagnolini compulsivamente a causa di Snoopy praticamente. Poi chiaramente man mano che uno va avanti cambia le cose che vuole raccontare e trova quelli che sono dei modelli in quel momento lì che ti possono essere utili. Io chiaramente sono partito con i fumetti umoristici, Peanuts, Calvin e Hobbes, che tuttora è un capolavoro incredibile, altri fumetti più direttamente comici come Marowitz, BC, e man mano ho scoperto delle cose, Daniel Close, l'underground americano, le cose cattivissime e pop messe assieme, e man mano che vai avanti è una parte del costruirsi un proprio stile, il leggere e il prendere dagli autori che ti piacciono. Sì. No, invece per me più che altro, a parte Calvin e Hobbes che ha citato Andre, che per me rimane la striscia insieme a Peanuts forse più bella di tutti i tempi. E per me è stata un'opera alle superiori, cioè che è stato GTO. GTO mi ha fatto capire tutto, nel senso mi ha fatto capire che si può sceneggiare una storia pop, totalmente pop, cazzona, divertentissima, piena di riferimenti pop, però allo stesso tempo affrontare su una rivista per ragazzi, perché GTO veniva pubblicato su una rivista per ragazzi di 15 anni, potevi denunciare delle cose del sistema giapponese tremende, come la pedofilia a scuola, il bullismo a scuola, il sistema scolastico totalmente sballato del Giappone, con una cattiveria, con una satira mai vista prima, su una rivista per 15 anni, ricordo. E per me rimane ancora un capolavoro, meglio forse il suo prequel, che raccontava invece un fenomeno sociale, che era il fenomeno dei mototeppisti giapponesi degli anni fino agli 80, inizio anni 90, che però lo raccontava in maniera molto più acerba, perché ancora doveva venire fuori l'autore vero. Con GTO siamo arrivati secondo me proprio all'infallibilità, anche se si ripete su certe cose sul finale. Mi ha fatto capire che si poteva mascherare con uno stile di scrittura molto semplice. Lui veramente si vede dei professori che compiono atti di pedofilia in un manga per ragazzi, una cosa che vai wow. Questa cosa qui del poter raccontare delle cose con dei contenuti anche seri e profondi tramite una cosa di intrattenimento, come dicevi, per GTO, io la potrei mettere su un fumetto umoristico, la stessa cosa, cioè poter raccontare con l'umorismo delle cose da pugno nello stomaco. Ma è come col piscino, come il tuo col piscino, dai. Come quello che poi volevamo fare con i tuoi amici, come abbiamo fatto, insomma, sì. Mescolare delle cose apparentemente allegre e spensierate con qualcosa di cattivissimo. Forse è una cosa che ancora non è stata metabolizzata, questa cosa di non lo so, forse sì, forse no. Cioè, ma guarda, ti faccio un esempio stupido che di sicuro piacerà anche a Andrea, Doraemon. La cosa più semplice del mondo, se te leggi le storie a fumetti di Doraemon, sono gabbiona, da fumetto anni 60-70 giapponese, cioè gabbioncina piccoletta, disegno super minimale, però cioè, ti descrive il nucleo familiare tipico medio borghese, possiamo dire, del Giappone, che comunque, Tokienze in particolare, che comunque è una roba dove il bimbo non ha voglia di studiare, dove i genitori hanno voglia
che il bimbo diventi qualcuno, il padre che c'è non c'è a casa, i bulli che lo bullizzano tutto il giorno, e lui che cerca la soluzione semplice, ovvero il ciuschi di Doraemon, per risolvere la situazione, quando invece dovrebbe risolverlo con la propria responsabilità, con le proprie responsabilità. E questo a me piace, cioè il nascondere qualcosa di veramente forte a livello sociale, etico, eccetera, con uno stile simpatico e cacciarone, apparentemente cacciarone. Per quello mi garba anche il suo lavoro, mi garba anche quello del Panzero Calcare, che nella omicità, eccetera, poi ci butta fuori come in collo, capito? Questo è, secondo me questo è il modo giusto per unire l'intrattenimento all'arte, cioè unirle indissolubilmente anche a livello proprio tematico, a livello contenutistico. Il svolto di questa cosa qui è che per fare dei fumetti belli non basta che l'argomento sia importante o che sia una cosa incredibile, insomma, se poi fai una cosa che non diverte, anche perché poi diventa una palla, cosa. Anche diventa una palla proprio immangiabile, illeggibile, capito? Devi trovare per noi, poi c'è anche la gente che fa il graphic journalism, come Joe Sacco, che dovrebbe descrivere roba pallosissima e invece li leggi perché ma perché è divertito, insomma, è bello da leggere, la roba di Joe Sacco è bella da leggere, invece c'è qualcuno che fa boh, ora ci metti di mezzo la mafia, della politica, le cose, eccetera, e poi fa una palla che non si può leggere perché a livello narrativo fa schifo, magari le intenzioni sono buonissime ma fa schifo. Se invece leggi Century, che farò il video, era martedì esce il video, ci mettere in mezzo la politica giapponese che è una palla mortale, la mafia ti fa capire come sono fusi insieme, mafia e politica, eccetera, dovrebbe essere una palla mortale, invece è incredibile perché è talmente thriller, talmente umano, talmente fatto bene che lo leggi e capisci anche qualcosa. Tutto è anche disegnato benissimo. Va bene, io vi ringrazio per il tempo che mi avete concesso, è stato veramente bello, grazie mille. Figurati, grazie a te. Leggete GTO e poi tutto quello che ha fatto Urasawa. Anche sì, le cose. Quelli li ho già educati abbastanza su Urasawa. Non, sul maestro non si educano mai troppo. Vabbè. Vero? Ok, grazie. Ciao. Ciao.